Ciao da Gridi e i suoi ciccini, Silvia. Ciao. E Francesco. Ciao. Ok. Allora, ci siamo fatti la scaletta? Anzi, lei ha fatto la scaletta? Io. Lei? Perché sa che sono smemorata. E allora, parliamo di come è nato. Questo video lo facciamo per parlare un po' di tutto e dei nuovi progetti che ci sono nel canale e nel sito mio. Allora, tutto è nato da quando aspettavo lei. Silvia, conoscete le sue manine? No. Quando ero in attesa di Silvia, avevo un computer a disposizione. Un giorno ho pensato di mettere tutte le mie ricette, visto che ce l'avevo nei quaderni, sparsi in fogli, raccoglitore e tutto il resto, di metterle tutti in un file, così da avere la raccolta piena senza avere cartacce in giro. Mio marito, quando mi vede fare ciò, viene una bella pensata, dice: perché non fai un sito e li metti tutti online? On the line. Gli piace. On the line. Poi in chat con una mia amica di Val di Fiemme, Maria Teresa, che saluto, ciao, che anche lei mi suggerisce di fare un sito e mettere tutte le ricette online o on the line, come dice lei, così da condividerle con gli altri. Poi sono iniziati i forum e da lì ho conosciuto la mia amica Silvana. Ciao Silvana, lei ha due canali, poi vi metto i link qui. Con lei è nata una grandissima amicizia, tanto che poi abbiamo pubblicato insieme un libro, Gloria e Silvi, due monelle in cucina, insieme ad alcuni utenti che hanno partecipato con le loro ricette, questi nel vecchio forum. Adesso ne sto facendo un altro perché il vecchio forum ha fatto puff, non ci sono più né cose né niente, perché ho sbagliato. E così inizia la mia avventura on the line, come piace dire a lei. E adesso parliamo dei nuovi progetti, sì, perché sono più di uno. Iniziamo con il sito, che essendo ormai obsoleto ho pensato di rifarlo da capo. Dovete aver pazienza, ancora ci sono poche ricette, poi metterò tutto il resto. Dopodiché faremo il forum, lo riapriremo dopo un anno. Un altro dei nostri progetti è quello di fare almeno un video a settimana. Le ricette saranno prese dalle vecchie enciclopedie di mia mamma, che sono due, di cui una i volumi sono piccolini, ma l'altra ha 11 volumi e i volumi sono così grossi. Così non farò tutte le ricette perché alcune cose non mi piacciono, non piacciono nemmeno a loro, sarebbe cibo sprecato. Però cercherò di fare più ricette possibile, prese sempre da questa enciclopedia che non mi ha mai deluso fino adesso. Per ora. Per adesso, infatti ho detto per adesso. Con la sua collaborazione cucinerà lei. Vi faremo anche, perché è stata una storia molto divertente. È stata una storia molto divertente per noi, giusto? Però ho visto che ce ne sono tante. Questa signora va, la mamma di questa ragazza va da mia mamma e inizia tutta contenta. Sai, Agatina? No, si chiama Agata, ma la chiamano Tina. Sai, Tina, guarda che mia figlia finalmente ha cucinato. E mia mamma, sì, finalmente. Cosa ha cucinato? La pasta con l'olio. Aveva preparato la pasta con l'olio. Aveva preparato la pasta con l'olio. Questo mi manca la scotta. A 20 anni la mamma era contenta che la figlia aveva preparato la pasta con l'olio. Ora, per evitare che le figlie, perché non tutti hanno il tempo di insegnare ai figli come si cucina, almeno non farsi solo la pasta con l'olio, perché anche tante mamme lavorano. E allora abbiamo deciso di fare dei video con la sua collaborazione, visto che ancora è a casa, cioè che studia nella scuola vicino, e di fare dei piatti semplici che possono fare anche tutti quanti. Nei video passati qualcuno si lamentava che io facevo e usavo delle vongole congelate o i funghi in scatola. Lo faccio perché non è che tutti hanno il tempo di andare a pulire i funghi o di andarsi a cercarli o andare a pulire il pesce o avere la pescheria sotto l'ango, sotto casa. Per cui anche per così dare la possibilità a chi
non ha vicino o non ha il tempo di prepararsi un piatto meno gustoso. E non la pasta con l'olio, che sinceramente a 20 anni prepararsi la pasta con l'olio, però mamma era contenta. Adesso non ci resta che salutare. Salutiamo Amarukami, Chiara R, Lady Rosa 79, Amy Passion, Aki Mamma, Sandra Gusi, Eli Bubu, Monica F, Let Me Live and Love, Elisa Ricci. Salutiamo Silvana. Ciao Silvana! È la ragazza che abbiamo messo il link prima con i suoi video. Salutiamo Maria Teresa di Val di Fiemme. Ciao Maria Teresa. Salutiamo Mariola. Mariola è grande. Mariola è una... Non ci sono parole per descriverla, dovete conoscerla, la trovate poi nel forum della Alla Rosa Gialla. È un altro forum che poi metterò il link. Lei scrive le ricette in un modo tutto particolare. Se volete leggere qualche ricetta o venite sul forum La Rosa Gialla o leggete qualche ricetta sua pubblicata nel libro che avevo detto prima di Lore e Silvia di Manella in Cucina. Dea Lunari 96. Ciao Dea! E dobbiamo salutare una sua compagna di classe che appena gli abbiamo detto che dobbiamo fare il video ha detto: mi salutate per favore? E noi la salutiamo. Certo. E chi è? Sara. Ciao Sara! Ciao Sara! Ciao 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 ciao! E noi che facciamo? La salutiamo. Giusto, certo. Al nostro modo. E certo. Ciao! Ciao Sara! Ciao Sara! Allora salutiamo Sara. Sì. E vuole saluto. Ciao! Ciao! Sara, ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 Sara, ciao, Sara, ciao, Sara. Non ci rimane che ringraziare tutti quelli che ci seguono. Un bacione grande da Gridi e la sua Cicina. Ciao! Ciao, da Silvia. Sì, da Silvia. Come si chiama? Io, come mi chiamo? Col cappello. Ciao da Silvia. Sì, è tua nonna. Silvia è tua nonna. Va. Fai copia e incolla le ricette e ti sei fatto. Certo, una che deve sorridere così. Che meraviglioso. Sì, sì. È partita la 500. Ah! Vai che ce la fai? Oh mio. È che ti fanno male le guance, le mandibole. Sono bellissimo. Sì, sì. Oh. La fungia quello di piccioni. Cosa? Cos'è? Niente. Hai finito? La faccio ridere. Ora ti faccio piangere. Che cos'era? Il video sarebbe: ciao, oh cazzettino. E ha dei. E adesso parliamo dei nuovi progetti. Il cane che abbaia. Oh, che bello! Sì. Parliamo del nuovo progetto. Parliamo del nuovo progetto. Non ce la faccio. Rimane ma l'hanno capito. Sì. Ciao. Sei bellissimo. Guarda.
Ah! Oh, il naso! Allora. Silvia, ti aspetta. Prego. A questo sento. Allora. Ah! È la delle caramelle, ma una me. Forza. Tipo lo stress. E questa signora c'è tutto. Mamma. Un bacione grande da Gridi e la sua cicina. Ciao! Ciao.